Tre giorni di talk, laboratori di muralismo e proiezioni filmografiche pensate per approfondire il linguaggio artistico dei vari movimenti del muralismo in Sardegna e per testimoniare la sua evoluzione. Parliamo della manifestazione Muros de Arte che ha preso il via ieri presso la sala contemporanea della manifattura Tabacchi di Cagliari. Presenti alle tre giornate artisti e storici dell'arte per esaminare in tutti gli aspetti l'arte e l'identità del muralismo sardo. Grazie a Pinuccio Sciola che ha portato questa corrente artistica. Io sono arrivata 25 anni dopo e ho iniziato a pensare al muralismo come racconto di quelle che sono le tradizioni di ciò che siamo stati. E ho cercato di dare identità ai luoghi un po' dimenticati, abbandonati. È stata utilizzata anche l'arte del muralismo come abbellimento degli spazi urbani, però abbiamo capito anche nel tempo che quando arriva il turista in paese cerca proprio questo, di leggere attraverso i muri quella che è la nostra storia, da dove noi siamo partiti. Oggi naturalmente si è evoluta, ci sono le nuove generazioni, i ragazzi molto attenti anche all'arte contemporanea, a quello che accade in tutto il mondo e quindi loro si raccontano attraverso questa forma nuova di arte che io apprezzo comunque perché è giusto che anche loro con le loro visioni diciamo interplanetarie possano raccontarsi.